12.40 dell'11 aprile 1991, Porto Petroli di Genova Voltri. C'è un'esplosione a bordo della petroliera Haven durante un'operazione di travaso di greggio. La nave, alla deriva, prende fuoco e il greggio inizia a bruciare. Tra i 36 componenti dell'equipaggio si contano 5 morti. Più di 140.000 tonnellate di idrocarburi vengono liberate nell'ambiente. È il più grave disastro ambientale mai avvenuto nel Mediterraneo. Il 14 aprile, in seguito a una serie di scoppi con perdita di greggio, la Haven affonda completamente a 1,5 miglia dal porto di Arenzano e si posa sul fondo alla profondità di 80 metri, leggermente inclinata.